In pieno polverone per le presunte interferenze russe nella campagna presidenziale, Trump si imbarca per una 12 giorni in Asia con l'obiettivo di cementare l'asse contro la Corea del Nord e la prospettiva di incontrare il suo omologo russo Putin. Più lungo nella storia degli Stati Uniti da 25 anni a questa parte, il tour del presidente lo porterà in Giappone, Corea del Sud, Vietnam e Filippine. Prima tappa, il memoriale per le vittime di Pearl Harbor, la base navale delle Hawaii, il cui bombardamento da parte del Giappone il 7 dicembre 1941 trascinò gli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. In agenda, poi, anche una partita di golf con il premier giapponese Shinzo Abe, un incontro con il presidente cinese Xi Jinping e, forse, anche un faccia a faccia con quello russo Putin.